Intervista esclusiva di Salvatore Giacalone al nunzio apostolico padre Vito Rallo. La direzione investigativa antimafia confisca oltre 12 milioni di euro ad imprenditore di vita attivo nel settore delle costruzioni e della produzione e commercializzazione di calcestruzzo. Appello alla cittadinanza per mobilitarsi a salvaguardia dell'ospedale a Belaiello da parte del Tribunale dei diritti del malato di Mazara. Intervista al coordinatore dottor Natale Russo. Scoperta a Villa Iolanda di Mazara la targa in ricordo del generoso recupero a 120 anni dalla sua costruzione del più bel giardino della città. Ben ritrovati cari telespettatori a questa nuova edizione odierna del TG8 Informazione sul canale 117, in streaming sulle nostre pagine social. Anziché aprire con la consueta pagina di cronaca, quest'oggi vogliamo aprire e proporvi un breve stralcio dell'esclusiva intervista che ha realizzato il collega giornalista Salvatore Giacalone al nunzio apostolico, adesso in pensione del Marocco, Monsignor Vito Rallo. Tra l'altro nunzio apostolico del Marocco, paese che ha vissuto di recente la tragedia del terremoto con oltre 3.000 vittime. L'intervista integrale sarà trasmessa dopo la sigla del TG di oggi. Vi facciamo vedere un piccolo stralcio. Siamo in contatto telefonico con Don Vito Rallo, nunzio apostolico in Marocco, e che quindi ha vissuto la tragedia del Marocco che è scaturita l'8 settembre scorso con oltre 3.000 morti. Quindi una grande tragedia, con distruzione chiaramente di case, abitazioni, industrie, in sostanza intere città. Ecco, Don Vito, come hai vissuto questa tragedia? Beh, innanzitutto devo precisare che sono stato nunzio apostolico in Marocco fino al 24 agosto, quando poi ho lasciato la sede, avendo presentato la rinuncia al Santo Padre che l'ha accolta, e poi sono stato a Roma per salutare il Santo Padre e gli altri superiori della Curia Romana. Quindi personalmente non l'ho vissuta, l'ho seguita attraverso i mezzi di comunicazione, la televisione, la radio, la stampa, e per me che conosco, dopo 7 anni e mezzo conosco un po' la situazione del Marocco, le città del Marocco, avendo visitato diverse volte Marrakech e la zona circostante dell'Atlas, dimmi. Padre Vito, ma lei era in a Rabat o a Tanger? No, io ero, quando risiedevo in Marocco, risiedevo a Rabat, la capitale, perché tutte le ambasciate risiedono nella capitale. L'ambasciata della Santa Sede del Vaticano si trova a Rabat. Nel Palazzo Reale? Nella zona delle ambasciate, che non è lontano dal Palazzo Reale. Sono 30 anni. Da oggi, dalla morte di padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso per mano mafiosa la sera del 15 settembre del 1993, nel giorno del suo 56esimo compleanno nel quartiere Brancaccio di Palermo. Successivamente, il 19 giugno del 97, venne arrestato a Palermo il mafioso Salvatore Gricoli, accusato di aver assassinato Don Pino Puglisi, oltre ad aver compiuto diversi omicidi. Subito dopo il suo arresto, Gricoli iniziò a collaborare con la giustizia, confessando ben 46 omicidi, compreso quello di Don Pino Puglisi. Il 25 maggio 2013, sul prato del Foro Italico di Palermo, con la partecipazione di circa 100.000 fedeli, Don Pino Puglisi è stato proclamato beato. Anche Papa Francesco si unisce al ricordo del parroco palermitano e, in una lettera inviata all'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, dice che desidero unirmi a voi spiritualmente in questa significativa ricorrenza e ringraziare il Dio di ogni consolazione per il dono del beato martire Don Pino Puglisi, figlio e pastore dell'amata chiesa palermitana e dell'intera Sicilia.
Ma a proposito di mafia, apriamo la nostra pagina di cronaca e questa volta è la direzione investigativa antimafia che confisca ben oltre 12 milioni di euro ad un imprenditore di vita nel Trapanese del settore delle costruzioni, della produzione e commercializzazione di calcestruzzo. Ascoltiamo il servizio. La direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di confisca di beni emesso dal Tribunale di Trapani, procedimento di prevenzione che scaturisce dalla proposta avanzata dal direttore della DIA nei confronti di un imprenditore di vita attivo nel settore delle costruzioni e della produzione e commercializzazione di calcestruzzo. Nei confronti del proposto è stata disposta anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 3 anni e 6 mesi. Secondo la ricostruzione eseguita dal tribunale procedente, sulla base di indagini di polizia giudiziaria eseguita dalla direzione investigativa antimafia, la pericolosità sociale del proposto emergerebbe dal legame di quest'ultimo con il capo della famiglia mafiosa di quel territorio, dal quale risulterebbe che l'imprenditore abbia ottenuto sia le risorse finanziarie per avviare e alimentare le proprie aziende che la copertura mafiosa per espandersi sul mercato, imponendosi nei lucrosi affari legati alla realizzazione delle grandi opere pubbliche a danno delle imprese concorrenti, alterando il corretto funzionamento del libero mercato e violando le regole della leale concorrenza. Nel provvedimento di confisca eseguito viene descritta finanche la partecipazione del proposto in prima persona a numerosi episodi estorsivi in danno di imprenditori avversari. La confisca ha interessato 4 società, di cui 3 operanti nel settore edile e una che gestisce l'intera area parcheggio e servizi nella località turistica del Parco Archeologico di Segesta, 16 rapporti bancari, 132 beni immobili e terreni, nonché 24 automezzi per un valore complessivo stimato di oltre 12 milioni di euro. Ma continuiamo, 17 kg di cocaina con la faccia del padrino, arrestato a Palermo un corriere di 41 anni. La droga era nascosta nel doppio fondo di un furgone, 17 kg di cocaina che una volta piazzati sul mercato avrebbero fruttato 1.400.000 euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato il corriere Paolo Corinaldesi, 41 anni, di Iesi, in provincia di Ancona. Lo hanno fermato l'8 settembre scorso a un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. Gli agenti del nucleo di polizia economico-finanziaria sanno chi controllare. Corinaldesi era nervoso. I cani antidroga del gruppo, pronto impiego, hanno fiutato qualcosa. I finanzieri con uno scanner hanno individuato il punto in cui erano nascosti 15 involucri di plastica. C'era stampata sopra l'immagine di Don Vito Corleone dal film Il Padrino, la stessa che viene ancora usata per i souvenir o appesa alle pareti di casa. Anche Matteo Messina Denaro ne aveva una copia nel covo a Campobello di Mazara. Dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari, il corriere è stato trasferito nel carcere Pagliarelli. Un nuovo colpo investigativo dei finanzieri guidati dal colonnello Gianluca Angelini. I corrieri fanno su e giù dall'Italia. La Procura di Palermo ha già individuato molte pedine dei traffici, ma c'è sempre qualcuno pronto a farsi avanti. Il mercato prosegue. Si stima che solo a Palermo e provincia vengano consumati 30 kg di cocaina al mese. Ancora droga, colpo alle piazze di spaccio di Caltanissetta e Agrigento. Sono 12 gli arresti, ma soprattutto 120 kg di droga sequestrati. I dettagli. Sono 120 kg di droga sequestrati e 12 le persone arrestate. I risultati dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, denominata Colpo Secco tra Caltanissetta, Agrigento e Roma. L'indagine ha preso l'avvio dalle azioni di contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze di spaccio realizzate dai finanzieri del GICO di Caltanissetta.
L'ultimo sequestro effettuato dai finanzieri è stato realizzato a Roma, dove nei giorni scorsi è stato arrestato un cittadino egiziano in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L'uomo è stato individuato dopo appositi pedinamenti e attività di osservazione condotte dal GICO di Caltanissetta in collaborazione con i finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Dopo essere stato fermato dagli uomini delle Fiamme Gialle, a seguito di ulteriori accertamenti e perquisizioni a suo carico, sono stati rinvenuti oltre 100 kg di sostanze stupefacenti, dei quali 97 kg di hashish e 4,5 kg di marijuana. Inoltre, nel corso delle perquisizioni sono state trovate anche due pistole, un silenziatore e tre penne pistola con le relative munizioni. L'arresto del soggetto è stato convalidato dal Tribunale di Roma in conseguenza di apposita udienza, dove l'autorità giudiziaria ha proceduto nei confronti dell'arrestato con rito direttissimo, altresì disponendo nei confronti dell'indagato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e pertanto lo stesso è stato associato alla casa circondariale capitolina Regina Coeli. L'ingente sequestro effettuato a Roma giunge a conclusione di complesse indagini portate avanti dal GICO Nisseno sotto la guida della Procura di Caltanissetta sin dallo scorso febbraio, le cui operazioni di polizia eseguite nelle province di Caltanissetta e Agrigento sono culminate con il sequestro di 17 kg di hashish, 100 g di cocaina e 400 g di marijuana, procedendo all'arresto di 11 persone. Allo stato i procedimenti penali relativi ai soggetti arrestati versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva. Continuiamo con la cronaca, va in carcere il terrore dei commercianti di Marsala. È stato arrestato dai carabinieri con le mani nel sacco un pregiudicato nigeriano di 24 anni. Il servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala, unitamente a personale del commissariato della Polizia di Stato marsalese, sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica, hanno arrestato un pregiudicato nigeriano di 24 anni, presunto autore negli ultimi mesi, di numerosi episodi delittuosi, aggressione, molestie e furti. I militari dell'arma in servizio di perlustrazione notturno sono stati allertati intorno alle 4 del mattino da una guardia giurata che durante l'ispezione ha notato delle anomalie presso un'attività commerciale della via Mazzara. Sul posto si è constatato la forzatura della porta d'ingresso dell'attività e alcuni capi di abbigliamento per terra. Cinturata la zona, con l'ausilio di personale giunto in supporto, il nigeriano è stato bloccato con al seguito ancora la refurtiva poco prima asportata. Le borse, t-shirt e scarpe recuperate sono state restituite al legittimo proprietario, mentre per il 24enne si sono aperte le porte del carcere come disposto dall'autorità giudiziaria a seguito dell'udienza di convalida. Andiamo alle news dal territorio. Il Tribunale dei diritti del malato di Mazzara ha lanciato un appello alla cittadinanza per mobilitarsi a salvaguardia dello stesso ospedale Belaiello della città. Ne abbiamo parlato con il coordinatore, il dottor Natale Russo. Ascoltiamo. Il Tribunale dei diritti del malato, che opera presso l'ospedale a Belaiello di Mazzara, ha lanciato un appello recentemente con un manifesto e rivolgendosi alla cittadinanza. Perché questo appello? Intanto premetto che la situazione sanitaria in Italia, in Sicilia, è quella che è: mancano i medici, manca il personale sanitario, ci sono una serie di criticità, ma noi ci soffermiamo solamente alle criticità dell'ospedale di Mazzara del Vallo. Perché noi sì, ogni giorno, il mercoledì noi abbiamo un punto di ascolto, quindi siamo a contatto con la realtà del nosocomio. E allora, il nosocomio di Mazzara del Vallo è classificato DEA di primo livello e l'ASP ancora non è convinta di questo, perché per le mancanze che ci sono nei vari reparti che adesso si chiamano unità, che possono essere unità complesse o semplici, quindi
Facendo una sintesi di tutta la situazione, vediamo che manca un ospedale di primo livello, manca la risonanza magnetica nucleare. Abbiamo fatto diversi appelli, abbiamo mandato lettere, ma questa risonanza, benedetta risonanza magnetica nucleare, ancora non c'è nell'ospedale di Mazara. Manca il reparto di rianimazione, questo è importante perché essendoci l'unità complessa di chirurgia, che poi non è complessa, è semplice, lì tutto un discorso, che non mi dilungo su questo dilemma, però la rianimazione è importante. Allora abbiamo interpellato l'ASPA, abbiamo interpellato i precedenti direttori, adesso abbiamo interpellato pure questo che c'è l'ingegnere Spera, che è il direttore, diciamo così, il commissario dell'ASPE, hanno detto che mancano i soldi per fare questi reparti. Poi manca l'angiografo, è stata fatta una battaglia da tante associazioni a Mazara, l'angiografo è importante nel reparto di cardiologia per mettere i pacemaker. Allora, hanno comprato un angiografo e l'hanno portato a Castelvetrano. E allora, in seguito a queste battaglie che ha fatto che hanno fatto le associazioni a Mazara, è stato comprato un angiografo nuovo, però ancora non l'hanno installato, e questa è un'altra cosa. Abbiamo la radioterapia e manca l'unità di oncologia. E poi non parliamo per esempio del reparto dell'unità complessa di medicina, e ci sono soltanto due medici. Insomma, c'è tutta una serie di criticità che potrebbero essere, con un po' di raziocino, con un po' di impegno da parte dell'ASPE, e potrebbero superare, quantomeno, e mettere in condizione di fornire un servizio sanitario abbastanza buono, efficiente, perché purtroppo, ahimè, cari concittadini, il Signore ci ha fatto tutti uguali, siamo fatti di carne ed ossa. Abbiamo bisogno, durante il corso della nostra vita, chi più e chi meno, chi è più fortunato e meno fortunato, di andare in un ospedale. E se l'ospedale non funziona, so guai grossi. Poi non parliamo anche del pronto soccorso. Il pronto soccorso è un caos, ma non perché non c'è l'impegno da parte dei medici, del personale sanitario, perché sono pochi. Tant'è che ci sono poi anche delle diatribe all'interno dell'ospedale, del reparti, perché quello a volte deve andare a fare servizio nel pronto soccorso, il primario di cardiologia deve andare, il primario di medicina, che è solo, deve andare pure al pronto soccorso. Quindi si crea tutta una situazione, e poi chi ci perde è il cittadino, che va all'ospedale pensando di trovare una cosa che lo possa magari rimettere in sesto. Io non lo so, mi rivolgo di nuovo a tutti i cittadini. Allora, il nostro appello ha avuto già qualcosa. Ci hanno convocato il giorno 12, ci ha convocato la commissione sanitaria del Consiglio Comunale. Siamo andati lì, abbiamo illustrato ai consiglieri comunali, che ci hanno ascoltato con interesse e si sono impegnati a fare, per quelle che sono le loro competenze, quello che possono fare per cercare di ovviare a queste criticità che io ho detto poc'anzi molto sinteticamente. Dico un'altra cosa: noi abbiamo chiesto un incontro con il signor sindaco, perché il signor sindaco è il responsabile della sanità a Mazara, e devo dire, e lo ringrazio a nome mio e anche a nome di tutti i componenti del Tribunale dei diritti del malato, lunedì pomeriggio il signor sindaco ci riceve, e questa è già una cosa molto positiva, perché il sindaco potrebbe mettersi alla testa di questa protesta. Il sindaco ha le capacità, la possibilità di ovviare, certo non è che ha la bacchetta magica, ma io mi auguro che possa fare tanto. Il segretario generale della CGIL nazionale, Maurizio Landini, lunedì 18 settembre alle ore 16:30 al Castello dei Conti di Modica ad Alcamo incontrerà la città.
L'iniziativa organizzata dalla CGIL di Trapani si inserisce nell'ambito della mobilitazione La Vita Maestra Insieme per la Costituzione, che si concluderà con la manifestazione nazionale del prossimo 7 ottobre a Roma per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l'aumento dei salari e delle pensioni e anche per la sanità e la scuola pubblica, insieme alla tutela dell'ambiente, alla difesa e all'attuazione della Costituzione contro l'autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. Ma si parla di infrastrutture. Ieri un felice compleanno per quello, un felice festeggiamento più che compleanno per quello dell'aeroporto di Trapani Birgi, che festeggia il suo 1000° passeggero dall'inizio del 2023. Ascoltiamo il servizio. In anticipo rispetto alle migliori previsioni, l'aeroporto di Trapani Birgi ha raggiunto l'agognata soglia di 1 milione di passeggeri trasportati dall'inizio del 2023. Un numero a 7 cifre che lo scalo non toccava dal 2017. Per celebrare l'avvenimento, Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani, ha premiato il 1000° passeggero transitato dal Vincenzo Florio, il veronese Gianluca Lovato, in partenza per Bologna sul volo Ryanair delle 12:40, dopo un soggiorno di 8 giorni nella provincia trapanese. Gli è stato consegnato un voucher di viaggio da e verso Trapani del valore di 300 euro. Ieri alla cerimonia erano presenti l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, il presidente di Airgest Salvatore Ombra, il deputato regionale Stefano Pellegrino e il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Il presidente della regione siciliana si è complimentato con il management di Airgest per il traguardo raggiunto e per avere, dopo anni di difficoltà, chiuso finalmente il bilancio semestrale in attivo. Il ritorno al 1000° di passeggeri ha guidato l'azione del management di Airgest degli ultimi anni, dall'insediamento dell'attuale presidente Salvatore Ombra con l'aumento delle rotte e il ripianamento del deficit di bilancio ottenuto già nell'esercizio 2023 inutile. Ripercorrendo la storia dello scalo dal punto di vista dei passeggeri trasportati dal 2008 ad oggi, Birgi vede il suo record nel 2013 con 1.878.407 passeggeri, sfiorando quindi i 2 milioni. Il punto più basso, il Vincenzo Florio, lo tocca nel 2020 con la chiusura forzata a causa del Covid, restando a quota 183.158 passeggeri. Prima ancora, nel 2019, non era andata molto meglio con soli 407.888 passeggeri. Una leggera risalita a Birgi la registra nel 2021 con 427.893 passeggeri ed exploit nel 2022, dove a transitare dallo scalo sono state ben 891.670 persone. La previsione di chiusura dell'anno in corso è di circa 1.300.000 utenti. Ma ancora infrastrutture per l'onorevole Dario Safina. In provincia di Trapani serve puntare sulla liberalizzazione dei trasporti su gomma. Ascoltiamo la sua intervista. In queste ore l'aeroporto di Birgi ha festeggiato 1 milione di passeggeri, un risultato sicuramente importante che ci vedrà a fine anno probabilmente superare il 1,2 milione. È venuto l'assessore Aricò. L'assessore Aricò ha festeggiato in pompa magna questi numeri, ma avrebbe poco da festeggiare e ha poco da festeggiare perché è responsabile lui e il suo governo e il governo precedente del mancato potenziamento del trasporto su gomma, ossia del trasporto con gli autobus e della liberalizzazione del trasporto su gomma e sugli autobus, che avrebbe consentito sicuramente al nostro aeroporto di creare maggiori sinergie con quello di Palermo e dunque di avere un maggior numero di passeggeri. Sotto questo profilo, ancora una volta il governo Schifani, in perfetta continuità col governo Musumeci, tradisce i siciliani, preferisce lasciare i trasporti in mano ai soliti noti, mentre da una liberalizzazione, oltre che
ad avere una maggiore concorrenza avremmo una maggiore offerta e questo consentirebbe quelle sinergie, quell'avvicinamento reale tra gli aeroporti che si vorrebbe garantire domani con le ferrovie. Ma le ferrovie non arriveranno nel 2024, probabilmente arriveranno nel 2026 e da quel 2026 che strategia ci diamo? Allora, l'unica strategia possibile è quella di liberalizzare il trasporto su gomma, è quello di far sì che i collegamenti tra l'aeroporto di Trapani e l'aeroporto Falcone e Borsellino siano più rapidi, più immediati, più continui. Questo consentirebbe al turista, ma anche al cittadino siciliano, di poter scegliere, per esempio, di partire da un aeroporto e atterrare in un altro, poter scegliere di atterrare a Palermo, passare la settimana a Trapani e poi ripartire da Trapani e viceversa. Ciò metterebbe in campo quella sinergia che è dimostrato in tutte le ricerche, consente alle infrastrutture di esprimere al meglio le loro potenzialità. Il governo preferisce invece proteggere i potentati piuttosto che venire incontro ai diritti dei cittadini siciliani e all'interesse delle imprese a vedere i loro investimenti tutelati. Vi è un cambio al vertice del libero consorzio comunale di Trapani. Arriva il nuovo commissario straordinario che sarà la dottoressa Maria Concetta Antinoro in sostituzione dell'ex commissario Raimondo Cerami. Ascoltiamo. La Regione Siciliana ha nominato il nuovo commissario per il libero consorzio dei comuni di Trapani, l'ex provincia, che non ha organi democraticamente eletti ormai dal 2011. Il nuovo commissario è Maria Concetta Antinoro, che sostituisce Raimondo Cerami, commissario per quasi 7 anni. Maria Concetta Antinoro, come tutti gli altri commissari nominati dal presidente Renato Schifani, è dirigente generale della Regione e guida il Dipartimento Turismo. Ad Agrigento è stato designato il capo dell'ufficio legislativo e legale della Regione Giovanni Bologna. A Caltanissetta è responsabile dell'ARIT, l'autorità regionale per l'innovazione tecnologica Vitalba Vaccaro. A Enna il dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica Carmen Madonia. A Ragusa dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente Patrizia Valenti. A Siracusa quello dei beni culturali Mario La Rocca. Non era possibile, sottolinea il presidente Schifani, aspettare oltre. È mio dovere assicurare una guida alle 6 ex province, i cui vertici sono scaduti già da 2 settimane. La scelta è caduta su alcuni dei dirigenti generali in servizio di provata esperienza, ai quali ho chiesto un ulteriore impegno, oltre all'attuale carico di lavoro che hanno come capi dei rispettivi dipartimenti. Questa mattina il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha incontrato Salvatore Montalbano, coordinatore provinciale delle MISAC, movimento impegnato ad internalizzare e stabilizzare gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione che si occupano degli alunni con disabilità. Un'attività volta a far uscire dal precariato gli assistenti e che ha già prodotto un DDL con l'obiettivo di far rientrare tra i ranghi ministeriali gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione detti ASACOM. In sede ANCI Sicilia affronteremo la questione che, tra l'altro, ha già ottenuto di inserire nei lavori del prossimo Consiglio regionale, dice Massimo Grillo. È un argomento prioritario sia per la delicatezza del servizio che tutela gli alunni fragili, sia per la dignità dei lavoratori che svolgono con professionalità queste funzioni. Ma a proposito di sindaci, quello di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, insieme a Fabio Lamioni, amministratore delegato di Edison Rinnovabili, questa mattina hanno scoperto a Villa Iolanda la targa a ricordo del generoso recupero a 120 anni dalla sua costruzione del più bel giardino della città. Guardiamo insieme le interviste. Sì, siamo felici di accogliere a Mazara gli amici di Edison Rinnovabili, con il suo management, i vertici del management, a partire dall'amministratore delegato Fabio Lamioni, che è qui a Mazara. Per noi è una bella emozione condividere con loro la scopertura della targa di Villa Iolanda, il parco urbano della città. Noi ne stiamo realizzando altri, almeno un altro paio, ma questa è la storia di Mazara, una storia rinnovata dopo 120 anni che guarda al futuro. Oggi è bellissimo trascorrere qui delle giornate, quasi avevamo dimenticato come si sta bene qui anche nelle calde giornate d'estate all'ombra di questi alberi che hanno 120 anni, hanno la stessa
data di questa, la stessa età di questo parco. E allora non vedo l'ora di scoprire la targa Mazara 1903, Villa Yolanda 2023. Davvero un momento storico per la nostra città. Sono molto felice. Sì, è veramente con grande piacere e che orgoglio che noi siamo qui oggi a aprire la targa per il rifacimento di Villa Yolanda e poi a parlare anche della ristrutturazione dell'Arco Normanno. Questo è proprio un esempio della collaborazione che a noi piace con il Comune, con l'amministrazione di Mazara e di come noi intendiamo vivere il territorio. Collaborazione, vedere anche che le possibilità, ci sono dei ritorni sul territorio, che i nostri contributi vanno in opere per la comunità, non solamente per risanare i bilanci, ma veramente a disposizione di tutto. E la sintonia che abbiamo in questo momento con l'amministrazione locale di Mazara è veramente il massimo. E questo è un esempio, sia per Villa Yolanda, sia per l'Arco Normanno, di cui probabilmente nei prossimi mesi torneremo a inaugurare. Chiudiamo con la pagina di sport. La società Unione Sportiva Mazara 46 comunica l'avvenuto tesseramento del centrocampista francese Ebrahim El Yakouki, 19 anni, alto 1,86 m. Il neo giallorosso nella passata stagione ha giocato nell'Akragas vincendo il campionato di eccellenza. Cresciuto nel settore giovanile della Iaccio e poi passato a Sant'Agata Militerro in Serie D. Ebrahim da alcuni giorni si allena con i nuovi compagni all'ordine dello staff tecnico guidato da mister Giovanni Iacono. Si terrà domenica 15 ottobre a Mazara del Vallo la Strawoman We Run the World, la corsa camminata non competitiva riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. L'evento sostiene i progetti di Associazione Italiana Antonella Pomilia, nata per sensibilizzare l'opinione pubblica alla prevenzione oncologica a tutela della salute. Ascoltiamo il promo realizzato dal dottor Riccardo La Rosa. Un saluto a tutti. Sono qui per raccontarvi di una festa davvero speciale che si terrà in tutta Italia, ma che il 15 ottobre sarà a Mazara del Vallo. Si chiama Strawoman e l'anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 500 donne, tra madri, figlie e nonne, che hanno camminato insieme per il benessere e quindi per la vita. Immaginate una fantastica domenica dove tutti i partecipanti cammineranno con una speciale maglietta rosa. Sarà il più grande raduno al femminile in Italia. Questa festa sarà un'opportunità per divertirsi, per stare all'aria aperta, ma anche per diffondere consapevolezza su attività fisica e prevenzione. Quindi non potete mancare, segnatevi la data. Spero di vedervi tutti a Mazara del Vallo il 15 ottobre per la Strawoman. La manifestazione è aperta anche agli accompagnatori. Io sono già pronto. Non perdiamoci questa occasione davvero unica per stare insieme e lottare per una vita sana. Potete scrivervi direttamente sul sito strawoman.it o chiamare l'organizzatore Pino Pomilia, famoso runner di Mazara conosciuto nel mondo, al numero 393-2064-908. Grazie a tutti per l'attenzione e ricordate di condividere questo video con i vostri amici e familiari. Ci vediamo alla festa. Era questa la nostra ultima news odierna. Come ricordato all'inizio del nostro TG, vi diamo appuntamento subito dopo la sigla all'intervista del collega giornalista Salvatore Giacalone al nunzio apostolico Vito Rallo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG8.